pensano di conoscere e sapere ogni cosa meglio di noi e che ci vogliono dare consigli su ogni cosa. Beh, ma è inevitabile, cioè, cercano di evitarci i loro errori in fondo. Scusa, devi entrare? Vieni, vieni. Ragazzi, questo è un nostro amico che ci è venuto gentilmente a trovare, si chiama... Ciao, Marika. Ciao. Ti chiami? Checco. Checco, benvenuto, Checco. Ciao. 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 Mi pare che Giulio volesse dire qualcosa. Sì, secondo me ognuno deve poter sbagliare a suo modo, no? Ognuno deve poter fare la propria esperienza di vita. Eh sì, a me. Ma io credo che i genitori debbano comprendere l'esperienza dei propri figli e non prevaricarle. Sì, però secondo me qualsiasi famiglia, lungi dall'essere scevra da un relativismo a cui siamo abituati ormai, dicevo, ciascuno dovrebbe perlomeno aspirare a quella perfezione della famiglia di Nazareth. Giusto. No, ma no, proprio. Ma come? Ma no. Che cos'è che non ti convince di quello che ha detto Francesco? Secondo me i problemi stavano dappertutto, anche nella famiglia di Nazareth stavano problemi. No, vedi che stanno i problemi, anche nella famiglia di Nazareth stavano i problemi, non è che te li tenete solo voi i problemi, tutti. Vi faccio un esempio. Allora, mettiamo che c'è Giuseppe, non che fa il falegname. Un giorno si presenta un tizio e dice: "Senti Giuseppe, è morto mio figlio, fai una tomba grande, non bada spesso, facci la tomba." Giuseppe, che fa il falegname, è contento perché quello è il suo lavoro, comincia a fare la tomba. Il giorno dopo si presenta la stessa persona e dice: "No, stop i lavori." Che succede? Ti è risuscitato. E chi è stato? Tuo figlio. Ma, cioè, voglio dire, tu puoi essere pur Cristo in te, però il lavoro è il lavoro. Ma c'è il relativismo scevro qua.